Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Garrone, professore di chimica teorica e computazionale alla Scuola Normale Superiore di Pisa e socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Oggi volevo parlarvi un po' della chimica, ma della chimica intesa in una maniera un po' non tradizionale, della chimica intesa come nei suoi migliori elementi di bellezza, sostenibilità e complessità. Allora, fatemi cominciare dicendo che la chimica è, da un punto di vista formale, un linguaggio. È un linguaggio le cui parole sono sostanzialmente gli atomi. Noi non andremo sotto la dimensione dell'atomo in questa chiacchierata, anche se ovviamente la formazione delle molecole richiede andare sotto la dimensione dell'atomo perché è basata sulla meccanica quantistica, coinvolge elettroni e quant'altro, ma oggi considereremo invece le cose da un punto di vista più semplice, quello di atomi che si uniscono tra loro a formare molecole. Questa è la famosa teoria classica della chimica di Lewis, doppie coppie di elettroni, ottetti e così via. Ma al netto di questi aspetti, la chimica è sostanzialmente un alfabeto formato da un centinaio di lettere, le quali possono combinarsi tra di loro a formare parole. Queste parole sono le molecole, sono gli oggetti con cui il chimico lavora. Tenete conto che intanto l'alfabeto è formato da un numero maggiore di lettere rispetto a quelli dei nostri alfabeti normali, che sono formati di circa 20-25 lettere. Qua abbiamo detto che sono 100, ma anche limitandoci a un settore molto più stretto, diciamo la chimica organica o se volete gli atomi che sono i costituenti essenziali della vita, che sono sostanzialmente idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, dopodiché qualche alogeno, fluoro non tanto, cloro, bromo e iodio, e alcuni altri elementi, essenzialmente fosforo e zolfo, più tracce di metalli, magnesio se volete per le piante e il ferro per gli esseri viventi animali. Allora, diciamo che in totale sono 2, 6, 8, 12, una decina di elementi, diciamo 10 per semplicità. Quindi adesso siamo ridotti a un numero di elementi che è inferiore a quello dell'alfabeto che noi normalmente utilizziamo. Eppure il numero di molecole che si riescono a formare è probabilmente maggiore del numero di parole che si formano e che vengono utilizzate dalle persone. Perché questo? Intanto uno dei temi è quello che non tutte le parole hanno un senso compiuto. Questo è vero per gli alfabeti umani, è vero per la chimica. Non mi voglio addentrare in questo aspetto che ci porterebbe lontano, ma tenete conto che non tutte le parole hanno significato. Ma il secondo aspetto più importante è che se voi considerate come viene formata una parola, diciamo la parola casa, voi vi muovete in un'unica direzione. Gli alfabeti umani, il modo di parlare, è monodimensionale. Le molecole sono tridimensionali, si muovono e si compongono in tre dimensioni. Questo ovviamente aumenta a dismisura il numero di combinazioni possibili. Allora noi abbiamo a che fare con un grande numero di oggetti che si possono formare da alcuni elementi costitutivi fondamentali. E qui veniamo al primo elemento dei tre elementi che evocavo prima, che è quello della complessità. Ovviamente possiamo formare strutture molto complesse, man mano che le parole diventano più lunghe, aumenta il numero di significati che queste possono avere e aumenta la complessità. Abbiamo un altro elemento ancora, che a loro volta le parole possono entrare in frasi. Che cosa è il parallelo della frase in chimica? È l'organizzazione supramolecolare, parola strana, ma che ha un significato profondo, soprattutto per quanto riguarda gli esseri viventi. Allora, un legame chimico avrà un'energia, cioè
proponiamo di avere due atomi A e B, per rompere questo legame, fare avvenire qualche cosa, dobbiamo fornire un'energia. L'ordine di grandezza dell'energia dei legami è tra, diciamo, 50 e 200 kcal per mole. Per rompere questi legami è necessario fornire questa energia, che però è un'energia elevata. A loro volta però, nella, soprattutto nelle molecole di interesse biologiche, una molecola, adesso A sia una molecola, la chiamo casa per indicare che è formata da più atomi, può interagire con un'altra molecola che chiamo, diciamo così, albero nel giardino della casa, e c'è un'interazione fra queste due. Da un'altra parte c'è una terza molecola, cespuglio. Allora, l'interazione che c'è tra gli elementi che costituiscono questa parola è molto maggiore dell'interazione tra gli elementi che costituiscono questa. Diciamo che qui siamo dell'ordine tra 2 e 10 kcal per mole, un ordine di grandezza in meno di quell'altro. In più, casa può interagire o con albero o con cespuglio. Quindi si può rompere un'interazione e formare un'altra. Se questa interazione è più forte, diciamo che questa sia 5 per dare un numero e questa 10, al passaggio semplice dall'una all'altra, perché siamo su livelli di energia ottenibili in maniera molto più semplice che l'intera energia chimica, potete conservare o spendere energia. Se voi avete prima questa interazione e poi formate questa, vi avanzano 5 kcal per mole che possono essere messe in gioco in una serie di processi che sono di interesse per l'evoluzione, per esempio, di esseri viventi. Allora vedete che la complessità ha un ulteriore elemento che è legato al fatto che le energie in gioco sono delle energie sufficientemente grandi da tenere insieme dei vari pezzi che costituiscono il nostro sistema, ma contemporaneamente sufficientemente piccole da poter essere rotte e sostituite con facilità. Ancora una volta siamo nel campo della complessità, perché è un equilibrio fra quantità non troppo grandi e non troppo piccole, lasciatemelo dire in questa maniera, che rende i processi fattibili. Questo è un tema che io trovo particolarmente affascinante, quello della complessità, perché la complessità entra a vari livelli nell'evoluzione. Voi dovete avere energie non troppo grandi e non troppo piccole, e un altro elemento che è interessante e su cui poi torneremo, perché è legato al discorso della bellezza, è che dovete avere una simmetria, in senso lato, poi ci torneremo, non troppo grande e non troppo piccola, perché se un sistema è troppo simmetrico rimarrà nella situazione in cui è, senza modificarsi. Se è troppo poco simmetrico, è andato verso il disordine e non succede più niente. Ancora una volta le cose interessanti succedono nella zona grigia, che non è né bianca né nera, né troppo simmetrica né non simmetrica, né troppo semplice né troppo complesso. Allora la chimica, in un certo senso, è la scienza delle zone grigie, lasciatemela dire in questo modo un po' evocativo. Non è la fisica nucleare, che lavora con energie estremamente elevate, esplosive, processi del tutto irreversibili, eccetera. Non è nemmeno esattamente la biologia in senso macroscopico, la quale ha a che fare con energie molto piccole e con complessità estremamente maggiori. È in questa zona intermedia in cui a me piace pensare che si passi con continuità dall'ordine al disordine. Questa zona intermedia di complessità è anche una zona di particolare bellezza. Questo è ovviamente una indicazione soggettiva e non oggettiva, però considerate questo aspetto: una sfera
può essere bella, non bella, perfetta, non perfetta. Un icosaedro o un'altra struttura che contiene una certa quantità di simmetria, ma non totalmente, penso ci affascini di più, perché è legata all'imperfezione umana, che però non è imperfezione totale. Il tema della bellezza della chimica, però, è un tema più generale di quello che vi ho appena evocato in termini non estremamente precisi, ed è legato al fatto che la chimica è la scienza delle forme. Questa affermazione può essere coniugata in diverse maniere, ma diciamo anche da un punto di vista molto banale, per scegliere un altro campo, quello dell'utilizzo dei farmaci oppure dell'evoluzione, diciamo le molecole a quel livello entrano in interazione l'uno con l'altra essenzialmente per motivi di forma, cioè un oggetto ha una forma che si incastra bene con quella dell'altro oggetto che lo deve prendere. È l'esempio classico della chiave e della serratura. Data una serratura, solo un certo tipo di chiave può entrare, tutte le altre non ci riusciranno ad entrare, e questo porta alla specificità dei processi. Questo è vero nel campo biologico o quant'altro, è ormai vero anche in campo industriale con i più interessanti aspetti di catalisi specifica. Torneremo fra un attimo su questo aspetto. La bellezza entra in molti altri campi nella chimica. Se voi guardate le molecole biologiche e quant'altro, alcune delle quali sono rappresentate in questo filmato, vi rendete conto che c'è del bello intrinsecamente nel modo in cui gli atomi si arrangiano in strutture sempre più complicate. Proprio perché la chimica è la scienza delle forme, il suo studio è stato legato fin dall'inizio a una rappresentazione di queste forme. La rappresentazione di queste forme, se ci pensate, deriva da modellini semplici che erano fatti all'epoca con palline e fil di ferro. Tenete conto che la scoperta del DNA, con tutta la sua struttura estremamente complicata, è stata fatta basandosi su modelli a dimensione più o meno umana che erano fatti veramente con palline e fil di ferro. Dopodiché l'evoluzione dei computer e della grafica molecolare ha portato a delle rappresentazioni virtuali di questi oggetti, e oggi stiamo assistendo a un'ulteriore rivoluzione in cui da una rappresentazione su uno schermo o in qualunque altra maniera stiamo passando alla realtà virtuale o immersiva. Questo è un aspetto che forse stiamo sottovalutando nella nostra scienza, ma che invece è un aspetto estremamente importante da due punti di vista. Il primo, per dare un'interazione naturale con gli oggetti del nostro studio, ed il secondo, per poter studiare in termini virtuali, quindi senza essere costretti a inquinare, a lavorare in laboratorio o quant'altro, vari tipi di processi fino a determinare qual è il processo più interessante. Partendo dal primo aspetto, lo dico nella maniera seguente. Se voi dovete interagire con una palla delle vostre dimensioni, che sia esso un pallone da football o una palla da biliardo, e dovete farla arrivare in un certo posto con una certa velocità, interagite naturalmente con questo oggetto in maniera più o meno elegante a secondo che siate un ragazzino su un campetto o Ronaldo che tira una punizione, però lo fate in maniera sostanzialmente naturale. Se voi dovete fare arrivare un elettrone nella sua posizione giusta intorno a un nucleo o studiarne l'evoluzione, siete costretti a fare un processo di astrazione e a integrare delle equazioni differenziali. Il modo che abbiamo seguito fino ad oggi è quello che vi ho appena esposto. Stiamo costruendo un ribaltamento della cosa in cui non siete voi a dover arrivare o immaginarvi le dimensioni dell'elettrone, ma è un elettrone virtuale che viene allargato, ingrandito e rallentato fino a entrare direttamente in relazione con voi sulla vostra scala spazio-temporale. Questo è vero per un elettrone,
è vero per una molecola, quindi diciamo l'idea è quella di studiare l'interazione tra un farmaco e una biomolecola tenendo il farmaco in una mano, la biomolecola nell'altro e provando a infilare il farmaco nella posizione giusta che esso deve andare ad occupare. Questo, a parte il fatto di essere elegante e carino, a parte il fatto di comportare la disponibilità di computer ad alta velocità perché vi devono reagire al vostro comportamento in tempo reale, può portare a mio avviso anche a degli sviluppi scientifici significativi, perché l'interazione naturale genera nel nostro corpo, nel nostro organismo, delle reazioni che sono molto più lente o sono molto più indirette se dovete fare questo stesso processo in una maniera passando attraverso l'astrazione. L'ultimo aspetto della chimica che segnalavo nel titolo iniziale è quello della sostenibilità. Ma prima di arrivare a questo, che sarà l'ultimo aspetto che affronto, fatemi dire che oltre alla realtà virtuale, la conoscenza, l'interpretazione e l'approccio attuale in tutte le scienze, in chimica in particolare, ha subito una rivoluzione. Se voi riflettete su quello che è l'approccio standard alle scienze naturali, l'approccio standard è quello di svolgere un esperimento, quindi l'esperimento, da questo esperimento trarre un'interpretazione, quindi una teoria, trarre delle deduzioni da questa teoria e verificare con l'esperimento che queste deduzioni siano reali o no. Nel primo caso la teoria è validata, nel secondo caso dovete modificare la teoria. Quindi avete due pilastri delle scienze, che sono l'esperimento e la teoria. A questo negli anni recenti si è aggiunto un terzo pilastro, che è quello della simulazione, che significa semplicemente svolgere gli esperimenti in maniera virtuale tramite simulazioni numeriche. Questa è la situazione sostanzialmente a oggi. Cosa c'è di nuovo e in più? Altre due cose. La prima è quella della realtà virtuale immersiva che vi ho appena nominato, e la seconda è quella della scienza dei dati. Scienza dei dati significa che è cambiato il nostro paradigma. Prima la cosa difficile era procurarsi dati su cui poi lavorare ed elaborare. Oggi disponiamo di una tale quantità di dati che il problema è muoversi all'interno di questa enorme quantità di dati e utilizzarli. Quindi sviluppi di algoritmi e quant'altro, sviluppo enorme di scienza dei dati e intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è l'elemento che ci permette o che permette in maniera artificiale di muoversi dentro questa grandissima quantità di dati. Questa è la frontiera attuale in tutte le scienze e in particolare nella chimica. Fatemi però ora arrivare all'ultimo punto, che è quello della sostenibilità, che è l'ultimo aspetto che evocavo della chimica. La sostenibilità può essere intesa in molte maniere diverse, ma almeno due maniere sono significative. La prima è quella di un cambio di paradigma per cui i processi chimici, la produzione, la realizzazione di nuove molecole, di nuovi materiali, deve essere pensata in maniera compatibile con l'ambiente. Quindi non inquinare, avere un basso consumo di energia, perché il problema energetico è un problema che sta cominciando a diventare estremamente importante, e quindi una riflessione in cui, oltre alla fattibilità del processo, alla semplicità del processo e all'economicità del processo, bisogna tener conto anche della sostenibilità in senso lato del processo. Questo è uno degli aspetti fondamentali su cui si sta oggi lavorando, e la chimica è una scienza che è particolarmente attenta a questi aspetti. Tutte le cose che vanno sotto il nome di green chemistry, chimica sostenibile o quant'altro, sono questo cambio di paradigma in cui ai processi si pensa in questi termini e nel medio-lungo periodo, nel senso che non è importante solo il prodotto immediato, ma anche la realizzazione nel medio-lungo periodo. In conclusione, questo e altro è il fascino della chimica, che spero di essere riuscito a trasmettervi almeno in parte, anche perché questa è stata la passione della mia vita, e quindi spero di non essere l'unico ad essere appassionato a questi temi e che almeno un po' abbia incuriosito anche molti tra voi. Grazie e arrivederci.